scandalosa puntata dritto e rovescio, scontro Baby Tush del Debbio. Una lite esplosiva ha scosso lo studio di Rete 4 durante la trasmissione Dritto e rovescio tra Paolo Del Debbio e Baby 2K, il trapper dai trascorsi controversi. Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Nella recente puntata del controverso programma trasmesso su Rete 4, gli spettatori sono stati sconvolti da uno scontro fisico tra il famoso conduttore e il giovane trapper. Scopriamo insieme cosa è accaduto durante questa travolgente edizione di Dritto e Rovescio. La lite tra Del Debbio e Baby 2K, il trapper, ha scatenato una vera e propria tempesta di polemiche. È stata una sceneggiata degna dei migliori drammi televisivi. Baby 2K, nome d'arte del talentuoso Mohamed Amine Amagur, ha messo in subbuglio lo studio con la sua irruenza. Il giovane trapper, padovano di origini marocchine, ha fatto esplodere la tensione con il pubblico e gli altri ospiti, incendiando la situazione con le sue parole taglienti e il suo atteggiamento sopra le righe. Ma la situazione è precipitata quando Del Debbio ha cercato di calmare gli animi. Baby 2K si è alzato, con un fare minaccioso, sfidando apertamente il conduttore. Una serie di battibecchi, applausi sarcastici e minacce si sono susseguiti, finché Del Debbio non ha perso la pazienza e ha invitato il trapper ad abbandonare lo studio. Ma la tensione non è finita qui. Baby 2K ha lasciato la trasmissione con una serie di provocazioni e minacce, alimentando ulteriormente lo scandalo. E mentre il mondo dello spettacolo era ancora sotto shock per quanto accaduto, il trapper ha deciso di rompere il silenzio sui social. Con una storia su Instagram, ha puntato il dito contro tutti coloro che lo hanno criticato, sostenendo di essere stato pagato più del conduttore per la sua partecipazione allo show. Un colpo basso che ha lasciato tutti senza parole. Cosa c'è dietro questa storia? Chi ha ragione e chi ha torto? Sono domande che stuzzicano la curiosità di tutti, lasciando il pubblico con un unico desiderio: scoprire la verità dietro questa incredibile lite. Cosa ne pensate voi?